Ciao a tutti lupette e lupette! Benvenuti in un nuovo video! Oggi io e Giuse ci sfideremo facendo fare delle challenge difficilissime a Yuko. Sei pronto Yuko? Sei pronto? Pronto? Sì! Vai. Ok, le farò, ma soltanto se mi darete 100 biscottini. Ma come Yuko? Ma prima di iniziare mi raccomando lasciate like al video e iscrivetevi al nostro canale per non perdere i nostri prossimi video. Iniziamo! Vai. Andiamo! Ehi, aspettate! Dove sono finiti i miei umani? Ma erano qua un attimo fa. Forse sono dietro di me. Controlliamo. Ok, no, non ci sono. Ah, ma certo, ho capito. È già iniziato il gioco. Quindi questa sarebbe una challenge, giusto? Ok, andiamoli a cercare. Challenge numero 1. Abbiamo creato, ragazzi, un percorso ad ostacoli all'interno del nostro salotto, riempiendolo di tantissimi bicchieri sopra i quali ci sono delle palline colorate con colori differenti. Yuko ovviamente attraverserà questo percorso facendole cadere per terra, e se farà cadere più palline gialle oppure rosse, vincerò io. Ma se le farà cadere più blu o verdi, invece vincerò io. Mi dispiace. Vai Yuko. Aspettate un attimo, ma ci vedo male? O il mio mano ha appena sistemato laggiù un succulente pezzettino di pollo? Non vedo l'ora di mangiarlo. Prendi il pollo. Eccomi pollo, sto arrivando. Niente mi fermerà. Eccomi. No, aspettate, tutto qua, è già finito. Sì, controllo. Ma che stanno facendo i miei umani? Ah, ok, forse ho capito. Stanno cercando gli altri pezzettini di pollo. Vabbè, aspetterò qua comodamente seduta. E se ti dessi un bacio in cambio di un tuo pezzo di pollo? Dai Yuko, ma così mi fai toccare che l'hai fatto vincere. Ok raga, le abbiamo raccolte tutte quante. Ancora non ci siamo detti il numero di palline. Ma io sono il doppio, ora. Ma qua dentro non c'è il pollo. Yuko. Adesso lo sveleremo al 3, però non barare. Uno, due, tre, 21. Comunque voi due non mi convincete, eh? Voi eravate d'accordo? Ma guarda lì! Yuko! È inutile che ti nascondi dietro! Guarda lì, che non tocca la zappa! Yuko, ti ho scoperto! Ti ho scoperto! Un attimo di attenzione! Sappiate che per la scena che state per guardare, io non c'entro niente. Che state facendo voi? Niente, niente! Reggi il telefono un attimo. Perché? Che devi fare? Devo fare una cosa. Ha detto Yuko. Come avrete già capito, io non gli ho detto proprio un bel niente. Ma che cosa stai facendo? Che io ho già capito, ma non lo farei veramente. No, giù. No, giù, no, giù! Dai, ma hai distrutto tutto. Ma cosa stai facendo? Non ha detto Yuko. Ma non è vero. Ma perché? Quello che ho detto a te, amore. Sì. Ma perché il mio mano dà sempre la colpa a me? Uffa, come quando fa le puzzette e dice che sono stato io. Bene, amore, adesso raccatti tutto. Io? Perché? No, insieme. Hai fatto le te. Ma che dici? Adesso raccogli te. No. Fine. Challenge numero 2, la sfida della torre. Praticamente abbiamo fatto questa torre altissima di bicchieri, esatto. Metteremo un premiettino qua sopra. Dai, e Yuko dovrà saltare e prenderlo, insomma. Ah, lei è proprio mimato. Dovrà saltare e prenderlo. E vincerà chi rimarranno più bicchieri in piedi, perché pensiamo che Yuko tipo le faccia quindi vedere. Quindi Yuko, fai cadere tutti i bicchieri della torre di Giuse e fa rimanere in piedi tutti no, i miei. Yuko, grazie. Yuko, no. Sì, perché sto vincendo, voglio continuare a vincere. Vedremo. No. Pronto? Allora, ti metto un premiettino qua sopra. Oh sì, è tornato il pollo. Adesso sì che si ragiona. Sfonda tutto, Yuko. Piano, più delicato, Yuko. No, Yuko, non delicato, non ascoltare. Prendilo! Yuko, prendilo, Yuko! No, dov'è? No, no, Yuko, non ho fregato. Te l'ha fregato, ok? Lasciamo. Ma che stregoneria è mai questa? Dov'è finito il mio pollo? Dov'è, Yuko, dov'è? Dov'è, amore? Io direi che basta così. No, non vale, rifacciamola. Beh, i miei padroncini e la gatta sono riusciti a fregarmi una volta. Ma state sicuri che non ricapiterà una seconda. Adesso riuscirò a mangiare quel pollo. Riproviamo allora. Però Yuko, stavolta falle cadere Yuko. E mangio davvero, ok va. Vediamo. Pronto? Se Yuko riuscirà a mangiare. Metto il suo premio. Fermo. Prendilo. Vai Yuko, prendilo, prendilo. Vai, vai. Vai. Piatto. Bravo. Bravissimo. Meglio di prima. Sì, ma quanto l'ho fatta cadere? Me la giù. Due sole, no, Yuko, no, no, Yuko, no. Ehi tu, dammi altro pollo. Ma non va bene. No,
Yuho. Due. Adesso devi farne cadere uno solo, o zero, Yuho. Ok, raga, sto costruendo la torre più stabile del mondo. Cioè, ci sono anni e anni di studi proprio. Ma la tua è più precisa. E certo, così proprio Yuho non lo fa credere. Yuho, trova il punto dove è più eccedente. Non c'è. Sì, dove crollano. Ah, bravo, allenati Yuho, bravo. Sei sicura che l'ho messo lì? Amore, non mi distrarre, già mi tremo la mano. Deve essere fatta con estrema precisione perché non deve cadere nessun bicchiere, non deve cadere. Brava. Dai, un'altra. Aiuto. Oh, sta cadendo, amore, sta cadendo. Amore, sta cadendo. Cadi. Ma come? T'ho vinto. Non vale. Ci hai messo mezz'ora per farla. Non c'ero mai questa carina. Yuho, mi raccomando. Non far cadere nemmeno un bicchiere, ok? Guarda, resta. Yuho, mi raccomando, agitato, eh? Ora fate tutto, metto il pollo sopra. Parti a bomba, eh? Se devo essere sincera, non ho ancora capito le regole di questo gioco. Però vabbè, basta mangiare. Vai, vai, Kayla! Aiutalo! Prendilo! Piano, Yuho, piano, Yuho! Piano! Oh, oh, oh! Prendilo! Prendilo, Yuho! Vai, Yuho! Yuho, devi andarci forte! Ma dov'è il premietto? Non riesco a vederlo! Butta giù tutto! Butta giù tutto, Yuho! Uffa, ma mi volete fregare per la seconda volta? Allora mi siedo fin quando non c'è il pollo. Vai. Conta come zero? Non la buttare per terra! No! Ma deve mangiare il premietto! No, basta! Sì, sì, deve mangiare il premietto! Vai, Yuho! Yuho, ci riprova! Ma l'ha buttato giù mezza torre. Perché? Grazie. Oh. Bravissimo, Yuho. Ma c'è altro cibo qua sopra. Basta, Yuho, non le fa cadere più. Bravo, amore. L'avocano. La mia torre. La mia torre. A mio bacino, di congiurazione. Grazie, amore. Terza ed ultima challenge, dato che io e Giuse siamo in una situazione di pareggio, ancora per poco perché poi vincerò io, facciamo la sfida finale per decretare il vincitore, ovvero il nascondino! Sì! Yuho, aspetta! Aspetta! Vediamo Yuho chi troverà per primo, ovviamente chi trova per primo perde. Mi dispiace per te, ma io ho già nascondiglio io. Quindi chi vince questo ha vinto, è il campione supremo. È il campione supremo, sì. Stringiamoci la mano e iniziamo. Poveri illusi, i miei padroncini non sanno che sono un campione di nascondino. Riuscirò sicuramente a trovarli in 5 secondi. Non importa dove si nasconderanno, li troverò. Yuho, però devi cambiare stanza, devi contare te. Vieni qua. Vai, Yuho, vai, così ci nascondiamo, vai. Vieni, Yuho, vieni, vieni. Vieni. Destra. Resta, Yuho. Resta. Aspetta. Aspetta ancora un attimo. Hai un minuto? Ok, vediamo un po' dove potrebbero essere. A voi posso confidarlo. In realtà non avevo idea di dove fossero. Aiuto! Quel cuscino si è mosso da solo! L'avete visto anche voi? Forse è meglio dare un'occhiata. Non si sa mai. Così da bravo cane coraggioso, mi sono avvicinato piano piano. Aspettate un attimo. Chi c'è là sotto? Ah, no! L'abbiamo trovato subito! Io tutte le challenge, che bello! Ma dov'è il mio premio? Vabbè, chi se ne importa, coccolatemi adesso. Bravo, sì! E con la sfonda, ragazzi, dei cuscini sul divano sotto sopra per colpa di qualcuno. Vabbè, ma che nascondiglio è? Vabbè, siamo qua per annunciare bellissimo. La vincitrice, ovvero io, sì! Per ora. Grazie, Yuhino. E se vi è piaciuto, ragazzi, il video, mi raccomando, iscrivetevi così non perderete anche i prossimi video. Ciao, Petti! Ciao! Ciao. C'è del pollo sul microfono!